Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Il video di oggi sarà un video un po' particolare in cui vi parlerò di un caso che mi ha particolarmente colpita, la cui protagonista è Annabelle, che è una ragazza che nasce a Parma nel 2000 e vive in una famiglia molto tranquilla, la madre è medico, il padre è avvocato. La sua vita è molto piacevole, è una persona molto intelligente, aperta a nuove esperienze, curiosa, innamorata della vita e con varie passioni. Dopo gli studi conclusi egregiamente, inizia a dedicarsi in modo particolare alle sue tante passioni che vanno dalla scrittura alla scrittura di canzoni, al canto, al disegno e alla creazione di contenuti per i social su un canale YouTube. Ha tante persone che la seguono con affetto, tante persone che si complimentano con lei giornalmente per i suoi contenuti, la sua forza, la sua positività. La sua vita sembra quasi perfetta, il suo futuro roseo. E un giorno del giugno 2021 sembra svegliarsi come tutte le mattine. E si alza, fa colazione, i genitori non sono in casa. Quel giorno succede una cosa terribile. E sente dei rumori strani, forti, che la fanno sentire molto, molto impaurita. Decide di chiamare i genitori, cerca di comporre il numero con le dita tremanti, ma in quell'esatto momento si accorge che la pochette della madre è sul tavolo, con entrambi i cellulari dei genitori e quindi non può chiamare. È nel panico più totale, è persa, decide di telefonare alla sua amica Chris, sperando che almeno lei ci sia. E ho la sua migliore amica e c'era sempre stata per lei. Questo le fa quasi immaginare che anche questa volta ci sarebbe stata. Ma invece no, nel momento in cui tenta di chiamarla, di telefonarle, dall'altro capo del telefono non c'è nessuna risposta. Il panico di Annabelle continua ad aumentare. Sente i cocci dei vetri rotti e le finestre sbattere, sente dei passi molto pesanti e dei rumori sempre più forti, e allora non sa che cosa fare, e il viso si arrossa, continua a tremare, a essere sempre più sconvolta, è persa in balia del suo destino. E allora fa un ultimo tentativo e decide di avviare una diretta sul suo canale YouTube e pensa che forse è il metodo migliore, quello di sfruttare un seguito abbastanza alto. Appena accende la diretta, spiegano di queste voci sussurrate, ripetute, che non si capisce che cosa dicano, questi passi pesanti che lei ha paura che da un momento all'altro possa arrivare qualcuno a prenderla, a fargli del male, a molestarla. Dice di essere in casa sola e gli utenti iniziano a commentare, a dirgli di scappare, di nascondersi, di andare in un'altra stanza, di controllare, ma lei è totalmente presa dal panico, non riesce nemmeno a razionalizzare i suoi pensieri, non riesce nemmeno a leggere distintamente le parole degli utenti, fino a che arriva un commento che la fa raggelare. Dice che ha visto
passare due persone incappucciate alle sue spalle. Allora lei, sempre più terrorizzata, più spaventata, con il sangue gelato, decide di scappare verso la porta di uscita. Capisce che forse in fondo quella era l'unica via d'uscita possibile. È il primo pensiero che balza in testa ad Annabelle. Ma nell'esatto momento in cui lei cerca di aprire la porta, si sente bloccare le spalle, la fanno cadere a terra, colpendola molto, molto forte al petto. Quei corpi per lei indefiniti la fanno cadere rovinosamente a terra. Annabelle perde i sensi. Nel momento in cui si sveglia, a casa sua, per fortuna, ci sono le forze dell'ordine che le comunicano che qualcuno che aveva visto tutta la diretta e ha avvertito le forze dell'ordine, e Annabelle è stata salvata da coloro che la seguivano, che seguivano attivamente i suoi video, e oggi Annabelle sta bene ed è serena. E perciò questo per dirvi che quanto possono essere importanti i social e il seguito che una persona può avere anche in questi momenti di difficoltà estrema. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi devo confessare una cosa, ovvero che non è un caso avvenuto veramente, per fortuna. È un racconto che ho scritto io. Questo è un contenuto che vi ho voluto portare per diversificare un po' i temi del canale e per ricordarvi quanto possa essere importante avere un seguito anche in momenti di magari difficoltà. Mi auguro che voi ci siate sempre per me, nel senso che io conterò sempre su di voi e per tutte le cose che condivido qui, per tutto ciò che metto, e anche se dovessi essere in difficoltà oppure che abbia bisogno di sostegno per una causa importante, io farò sempre, sempre, sempre affidamento su di voi, perché se non ci foste voi, neanche questo canale esisterebbe. Siate sempre con me. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video particolare vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram se vi va. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!